padrone di quel palazzo era De Cristoforo, Paolo De Cristoforo, era un conte, che a tempo di Mussolini, lui è fatto pure, era ministro, stava a fianco a Mussolini, era. E niente, era un grande terriere, un ricco per quello che si trovava dentro sul monte, o comune era o l'oro, tanto per dire dove andate, quel palazzo grande che ci sta quando sulla destra, quando scendete, che andate cosa, quello alto, che adesso hanno ristrutturato, che hanno pittato ancora, no? Quello era tutto l'oro fino a là fuori, cominciava da dentro da Bacchina e andava là, fino a là fuori, tutto proprietario. E poi tutti i terreni erano quasi tutti loro. Poi erano caduti in bassa fortuna che hanno cominciato a vendere. Se no erano. Stava la Marchesi, mi ricordo che se la moglie, quella era, lui non era sposato, invece la moglie già aveva due figli quando si è sposato. Quando è arrivato a Roma, che noi tenevamo l'Alfa Romeo, vedevamo certe macchinoni, certe cose che erano, per noi erano novità. Si mettevano a due per turno, ognuno che passava ci faceva la mano. E lui, essa pretendeva così, si mettevano così e si facevano la mano. Comunque erano gente ricchissima, le cose che tenevano, abitavano a Napoli, Roma, cose, poi sul monte venivano in villeggiatura. D'estate, 2 o 3 mesi facevano sempre qua, ci stava una folla qua che arrivavano da tutte parti, cioè il fioriere, quelli che tenevano soldi, stavano tutti da fuori, e poi si sentiva che giocavano a carta, a poker, cose. Noi non sapevamo nemmeno che era questo povero cosa. C'entrato da ragazzino nel palazzo, era Sì, sono casseggiante. entrato nel palazzo così. Quando qualcuno dei miei fratelli che andava per fragole, poi si vergognava perché erano giovani, cose, erano, si vergognava di scegliere a venderne e ci mandavano a noi ragazzi là. Savana, come si dice? Quella che fa gli interessi suoi e gli interessi della marchesa, la che Segretario. è la governante, che ritirava queste fragole e vendeva e ti pagava. Tante volte arrivavi con ritardo, dice già il nobiliario non ce ne serve più e te ne mandavo pure indietro. E lui rispettò il giorno appresso per vendere queste cose. Comunque erano gente ricchissima, gente che. Io mi ricordo all'epoca, no, quando la giornata qua avevano 200 lire, tanto quando venivano a zappare. E io quando andavo in chiesa, no, subito un sagrestano ci portava la sedia, così lui si dava 1.000 lire all'epoca. Don Paolo, era un signore, era nato signore. Ma se pure parlo la storia di loro chi erano, era una discendenza che erano già ricchi, 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 o feudo, mandavano lavoro, tenevano proprietà per tutto. A Marchese teneva a Campomarino, avevano fatto campi di aviazione. Nel 48, 1948, ne vendico metà a parte, metà. Così, all'epoca vi do 100 milioni, nel 48, 100 milioni. Sai che significa 100 milioni nel 48? Forse si poteva cattare tutta Avellino. Erano ricchissimi, poi sono andati in Argentina perché lui aveva paura perché era fascista. Subito dopo la guerra, o 49, 50, sono andati in Argentina, andò pure un fratello mio, assieme a loro, tutti i giovani sul monte si portavano a vendere. Poi chi è ritornato, chi è rimasto là, chi non ci sta più cosa. E andarono là a costruire, perché teneva paura, all'epoca stava a Peronna, perché era pure lui, era fascista, allora accettava di andare a costruire. No?